Il tempo in Sicilia ha una diversa ampiezza rispetto alle misure che conosciamo. Gli uomini vivono in una quiete che sembra pigrizia o rassegnazione, una quiete che corrisponde al vecchio ritmo della vita. Gela antichissima presenta oggi un suo aspetto nuovo. Opere pubbliche importanti ne hanno mutato il profilo, ma non ancora mutata è la condizione dell'uomo. Nei giorni di festa i siciliani appaiono chiassosi, felici di essere nati su questa terra. Eppure i loro pensieri, le loro anime, chissà dove vanno. Quel loro continuo parlare e discutere tradisce un orgasmo segreto. Sogni, fughe del pensiero, come troviamo in molti personaggi di Pirandello. Chi non esce dalla Sicilia appena si è fatto uomo sente acuirsi il desiderio di evadere. E più è stretto dai vincoli, più una fantastica irrequietezza lo tormenta al pensiero dell'avvenire. Un avvenire pieno di speranze si apre oggi per Gela ed ha un nome, petrolio. Nelle profondità dell'antica terra è la moderna ricchezza. Ma perché sia davvero una ricchezza, il petrolio andrà utilizzato sul posto, lo dimostra l'esperienza di molti paesi. Solo così potrà dare alla popolazione della Sicilia lavoro e benessere e far compiere un passo decisivo verso l'industrializzazione di un paese ancora fermo a vecchie costumanze agricole. L'ente nazionale idrocarburi si prefisse fin da principio questa meta. Le prime perforazioni furono condotte alacremente e presto i primi pozzi entrarono in erogazione. La loro portata fece intravedere l'eccezionale consistenza del giacimento e i pozzi si moltiplicarono a decine. Vi fu una massiccia concentrazione di mezzi tecnici mai vista nei nostri paesi. Chi traversa oggi la piana di Gela incontra dovunque pozzi e sonde in attività. Poi si presentò un problema nuovo per i tecnici italiani. Il giacimento si prolunga sotto il mare. Fu così che un giorno sul mare apparve una strana creatura d'acciaio. Il suo nome è Scarabeo. Era la prima piattaforma per trivellazioni marine che arrivava nel Mediterraneo. La gru di una nave che gli galleggiava accanto, sua compagna fedele, lo caricò di macchinari e trivelle. Gli uomini erano impazienti di cominciare la nuova esperienza. Era un altro grande passo verso l'avvenire. Nelle vecchie fornaci fumanti dal tetto, la creta viene ancora impastata a forza di braccia e gambe, come ai tempi dei Fenici e dei Greci. Molto è stato fatto in queste zone negli anni del dopoguerra, ma le opere pubbliche anche imponenti, le strade, le case, non bastano quando è necessario mutare radicalmente tutta la struttura economica di un paese. Il petrolio, materia prima ricchissima, fonte di energia, potrà compiere la grande rivoluzione. Thank you.
lavora per questo. Assistito dalla nave che gli sta sempre accanto come una madre, lo scarabeo ha allungato le sue 3 lunghe zampe d'acciaio, sino a piantarle sul fondo, per trasformarsi in provvisorio ma solido isolotto. Occorre che la piattaforma, alta sul mare, al sicuro dalle onde, abbia una stabilità assoluta. La sonda che perfora con il sistema Rotary deve lavorare come a terra. Attorno alle aste e agli scalpelli viene immesso in circolazione un fango speciale di peso e densità opportunamente regolati per impedire che le pareti franino, per evitare eruzioni nell'attraversare orizzonti oleiferi o gasiferi e per rimuovere i detriti. Pompe e vasche per la circolazione del fango, come gli impianti per la sua preparazione, sono nella capace estiva della nave. Il rumore è assordante fra le pareti metalliche. Motori, gruppi generatori, distillatori, distribuiti su 2 piani, danno la vita alla nave e allo scarabeo, a tutti i loro impianti e servizi. Nella stiva sono anche i magazzini. Vi è un vasto deposito di aste di acciaio che via via che la trivellazione prosegue vengono portate fuori per essere innestate tra l'asta motrice e gli scalpelli, fino a raggiungere la profondità prevista, oltre i 3.000 metri. 2 è spesso la vita di questi uomini, abitanti della più piccola isola del mondo, esposta ai venti e alle tempeste, perché il lavoro deve continuare sempre, comunque. Ha lavorato la notte, dorme di giorno. Le perforazioni in Valpadana, a Caviaga, a Corte Maggiore, a Ravenna, hanno creato i primi specialisti in un mestiere fino a pochi anni fa inesistente in Italia. E qualcuno di loro è venuto a portare la propria esperienza ai siciliani. In questo mondo nuovo, i siciliani hanno l'anima dell'emigrante. La loro giornata non è più la vecchia giornata del contadino e del bracciante di Sicilia, che all'ora di colazione siede al margine del campo a mangiare un pezzo di pane con poche olive e mezza cipolla. Domani, sempre più numerosi, i giovani potranno emigrare nel mondo delle specializzazioni moderne. L'ENI impiegherà al massimo la mano d'opera locale. A bordo della nave le cucine lavorano a pieno ritmo. Operai, specialisti, tecnici e ingegneri dello scarabeo si avvicendano secondo i turni di lavoro alla mensa comune. La nave è per loro un piccolo accogliente albergo fermo sul mare. Tante luci non si erano mai accese sul mare di Gela. Il rumore delle sonde è un canto nuovo. Si sovrappone e si mischia nella notte al canto dell'ultimo contadino. Un canto col quale l'uomo esce dalla sua dura giornata, strizzandosi dall'anima ogni amarezza. Thank you.
Notte e giorno prosegue il lavoro. La perforazione di un pozzo richiede oltre 2 mesi. Non molto se si pensa alle profondità da raggiungere. Petrolio è stato trovato, secondo le previsioni, tra i 3.300 e i 3.500 metri di profondità. La torre della sonda è ora vuota. Gli impianti per la perforazione sono stati montati, perché lo scarabeo deve spostarsi. La piattaforma alleggerita scende dolcemente lungo le cremagliere delle zampe d'acciaio. Scenderà così fino a toccare l'acqua. Poi le zampe verranno su dal fondo e l'isolotto sarà di nuovo un galleggiante da prendersi a rimorchio. È una delicatissima manovra in mare, durante la quale il livello della piattaforma deve essere continuamente controllato. Lo scarabeo mette in azione i suoi argani. Le zampe venute su a triangolo sembrano le 3 gambe della trinacria. La bocca del primo pozzo marino è stata chiusa. Lo scarabeo si sposta per altre perforazioni. Andrà sempre più a largo, sino ai limiti del giacimento. Già è stata accertata una capacità produttiva di 3 milioni di tonnellate all'anno di greggio, con interessanti possibilità di utilizzazione economicamente valide. La grande rivoluzione si presenta possibile e conveniente. Oltre 120 miliardi sono stati stanziati. Sorgerà una raffineria, un impianto petrolchimico per la produzione di fertilizzanti e di materie plastiche e una centrale termoelettrica di 150.000 kW. Migliaia di operai lavoreranno nel gigantesco complesso industriale. Gela antichissima, dove il tempo era fermo e nulla sembrava dovesse mutare, sarà domani un centro industriale moderno, con navi alla fonda, con luci accese tutta la notte e nuovi rumori in aggiunta alle vecchie canzoni dei carrettieri. Quelli che oggi sono bambini è da credere che avranno un destino migliore. Thank you.